Dormiglioni, come state? Spero tutto bene. Questa sera sono qui nella mia tenda del relax in versione riveduta e corretta barra versione estiva per non schiumare di caldo, per provare a rilassarvi con un progetto molto molto particolare. Infatti andrò a leggere il primo capitolo di un libro che non è ancora in vendita in libreria ed è La foresta delle luci di Serenella Sindaco. Il libro al momento è in fase di preordine su bookabook.it. Nella info box qui sotto trovate tutti i dettagli e il collegamento per intero. Molti di voi forse conosceranno già Bookabook, ma per chi ancora non lo conoscesse, come non lo conoscevo io, si tratta di un sito dove gli autori possono mettere in preordine il proprio libro e se si raggiungono un certo numero di preordini entro un certo periodo di tempo, i libri vengono a essere stampati e messi in vendita. Secondo me questa cosa, tra le altre, è molto carina, perché in questo modo quando voi preordinate il libro non solo acquistate un libro per voi stessi, un libro o un romanzo che finirà nella vostra libreria, ma date la possibilità a quel romanzo di finire nelle librerie di tantissime altre persone, perché lo mandate in stampa, davvero, cioè siete voi stessi supporter del progetto, quindi una bella pensata, una bella pensata. Prima di lasciarvi alla lettura del libro vi do ancora qualche piccola informazione. Serenella mi ha fatto sapere che, visto che c'è ancora una fase di preordine in corso e successivamente la stampa richiederà qualche tempo, come ovvio che sia, chiunque preordinerà il libro, sia che sia in formato ebook, sia che sia in formato cartaceo, sia che sia, chiunque ordinerà il libro riceverà l'accesso alla versione bozza del romanzo in modo tale da poterlo già leggere da subito senza dover aspettare eventuali tempi di stampa o pubblicazioni digitali. Inoltre vi lascio sia nella info box che in grafica da qualche parte, adesso non so ancora dove posizionerò l'informazione, ma trovate il contatto Instagram di Serenella. Se avete curiosità sul progetto, sui libri o volete semplicemente dirle quanto vi sia piaciuto il primo capitolo, potete scriverle liberamente, mi ha detto che potete farlo. Allora, ora io vado circondato da questi oggetti che avete già visto all'inizio del video, che non sono qui per caso, ma se avrete modo di leggere il libro capirete. Vado a leggervi il primo capitolo, dove andremo a scoprire un po' qualcosina della protagonista Anna e dei suoi amici, ma prima vado a riaccendere le candele che avevo spento perché sono sempre molto lento a fare le introduzioni, avevo il timore che, insomma, di arrivare al libro con le candele sciolte, quindi riaccendiamole. Così ci danno un po' di atmosfera e buona lettura a noi. Capitolo 1. Piccoli cristalli di ghiaccio brillavano sulla neve, illuminati dai raggi di un raro sole invernale. Il cielo, terso ed azzurro, ingannava piacevolmente lo sguardo degli abitanti di Codenland, accendendo in loro una speranza di primavera. Ma la temperatura non lasciava dubbi in merito alla stagione. L'antico termometro a mercurio, appeso alla facciata in mattoncini grigi del municipio, segnava -8. Anna alzò sopra la testa il cappuccio della giacca a vento bianca e nascose il viso fra la bordatura di pelo caldo e morbido. Ispirata dall'atmosfera insolita, pensò con desiderio a quando l'erba tenera e verde avrebbe preso il sopravvento sulla terra fradicia d'inverno e le giornate si sarebbero finalmente allungate, regalando luce ben oltre le 3 del pomeriggio. Anna era una ragazza di 14 anni con i capelli lunghi color delle castagne. Una leggera frangia sfiorava i grandi occhi verdi puri e curiosi che illuminavano il volto ovale e delicatamente abbronzato in qualsiasi periodo dell'anno.
sapeva di possedere un aspetto davvero particolare per una persona nativa del nord Europa, ma dai racconti di nonno Conrad, che lei amava tanto ascoltare, la trisnonna era di origini sudamericane e qualche traccia di DNA viveva orgogliosamente nei suoi tratti somatici. Lei, invece, era nata in quel grazioso paesino svedese che ora si apprestava ad attraversare con passo veloce per non tardare a scuola. Gotenland per lei non aveva segreti. Conosceva tutte le vie, i sentieri che sull'orlo del paese si diramavano sul territorio pianeggiante, caratterizzato all'orizzonte da una catena di colline ricoperte da abeti, la cui vetta più alta, molto famosa nella zona, raggiungeva i 600 metri. Anna aveva una personalità socievole e gentile, ma anche appassionata e con tanto senso della giustizia. A volte, quando le circostanze le suscitavano dubbi e confusioni, cercava per sé dei momenti di solitudine, come un gatto che, dopo aver girovagato tutto il giorno, rischiando pericoli ed annusando avventure, necessita di starsene per conto proprio, all'apparenza sonnacchioso, ma in realtà assorto e meditabondo. Ed ecco finalmente apparire in fondo al viale la sagoma della scuola, un edificio basso ed esteso, di colore ocra. Sulla porta d'ingresso principale troneggiava un grande orologio tondo, le cui lancette segnavano le 8:28. Anna si mise a correre. Aveva solo 2 minuti per raggiungere il suo armadietto, lasciare il giaccone e lo zaino, prendere testo e quaderno di storia ed arrivare nella propria aula. Nell'atrio il bidello vide sfrecciare una nuvola bianca appena appesantita da uno zaino rosso e subito dopo una specie di torta al cioccolato con due belle ciliegie al posto delle guance. Era Olav, uno dei grandi amici di Anna. Olav era un ragazzino un po' in sovrappeso, ma amava così tanto il cibo che accettava senza troppi lamenti qualche affanno in più durante le corse e lo sport. In quel momento era in ritardo quanto l'amica, e con quel poco fiato che ancora gli rimaneva, riuscì a chiamarla. «Anna, ci sono anch'io!» Lei aveva già raggiunto il proprio armadietto. «Ciao, Olav! Dai, che forse ce la facciamo a non prendere la nota di demerito!» «Sì, sì!» sbuffò lui, buttando nel suo il piumino marrone e arraffando appunti e libri un po' a caso. Ancora una corsa e i due si tuffarono in classe, con lo stesso slancio di un centometrista ad un passo dal traguardo, accompagnati da qualche applauso divertito da parte dei compagni. Anna e Olav si sorrisero dai banchi. Il professore di storia stava entrando proprio in quel momento. Nota evitata. Il prof Larsen era un tipo non troppo alto, con un corpo magro ed ossuto e dei movimenti a scatti che Anna associava a quelli di un merlo curioso ed agitato. Era molto tecnico ed asciutto nelle sue spiegazioni e quel giorno cominciò a parlare del periodo d'oro della Svezia. «Ehi, Anna!» Olav, seduto nel banco parallelo al suo, la stava chiamando con voce quasi inudibile. «Cosa c'è?» chiese lei, altrettanto impercettibilmente. «Nella fretta ho preso il libro di geografia invece che quello di storia.» «Fai finta di niente», rispose in un soffio, sapendo che se il professore le avesse sentiti parlare, non ne sarebbe stato affatto contento. «Avete qualcosa di interessante da dire anche a noi, signorina Lindgren e signor Johansson?» «Troppo tardi, peccati.» «No, no, ci scusi, professor Larsen», cercò di rimediare la ragazza. Ma intanto il merlo si era avvicinato ai loro banchi, fermandosi nel mezzo. Con sguardo ornitologico, individuò subito il libro sbagliato fra le mani di Olav. «Vuole studiare storia su questo libro, Johansson?» «In effetti la geografia è strettamente connessa agli eventi storici, potrebbe usarli entrambi, ma ora necessitiamo del libro di storia, ce l'ha?» chiese con aria ironica e supponente.
Le guance di Olav si colorarono di porpora ed il ragazzo bofonchiò deboli scuse. Ecco, ero di fretta, ho fatto confusione. Il professor Larsen assunse un'espressione fintamente dispiaciuta. La fretta è una cattiva consigliera, sono costretto ad apporle un demerito sul registro, stia più attento. Quasi in contemporanea con quella di Anna, si udì una voce provenire da un banco sul fondo della classe. Ma professore, si trattava di Lucas, un altro suo grande amico e chissà, da come si guardavano, forse avrebbe potuto diventare qualcosa di più. Assieme ad Olaf, Paul e Thorsten faceva parte dei componenti maschili della compagnia di Anna. C'erano poi altre due ragazze, Astrid e Britta. Tutti intorno ai 14 anni e mezzo, sinceri e solidali fra loro, compagni di giochi dei tempi della Vorskola, la scuola materna, tranne Lucas, arrivato a Gotenland qualche anno dopo. Gli occhi del merlo agitato si strinsero come a mettere meglio a fuoco le immagini dei due disturbatori. Oh, ecco i paladini della giustizia. Facciamo silenzio, signorina Lindgren e signor Akerlund. Non vorrei che i demeriti diventassero tre. I ragazzi non andarono oltre, ma di certo la Bori e la perfidia di Theo Larsen sarebbero state argomento di conversazione al termine delle lezioni. Il racconto della guerra di Kalmar non stava stimolando particolarmente le orecchie di Anna, fino a quando non sentì nominare Lewis Cog, l'immensa ed intricata foresta di abeti che segnava il confine fra cielo e terra a nord-ovest di Gotenland, considerata un territorio proibito. Gli adulti mettevano allerta i bambini su quanto fosse pericoloso addentrarsi in quel groviglio di alberi ed arbusti. Circolavano storie di persone inghiottite da caverne che incautamente si erano azzardate ad esplorare. E poi c'era quella leggenda, affascinante e trepida, che parlava di strane luci e presenze provenienti da chissà quali mondi occulti. L'invasione da parte di un folto gruppo di danesi venne stroncata nei pressi di Ljuskog da valorosi soldati di Gotland e altri dal vicino paese di Maastricht. La lezione di storia stava terminando ed Anna si affrettò ad alzare la mano. «Professore, posso farle una domanda?» «Mi dica, uno studente partecipe costituiva sempre motivo di orgoglio». I racconti che si tramandano da generazioni dicono che in realtà tutti i soldati furono messi in fuga da esseri esoterici, somiglianti ad enormi cani che mettevano lampi di luce. I militari furono talmente terrorizzati da non voler tornare mai più in quel luogo, e da allora fu vietato a chiunque di entrare nella foresta, che prese proprio il nome da questo evento. Spiegò la ragazza in modo coinvolto ed appassionato. Nonno Conrad le aveva narrato tante volte quella specie di favola fantastica e nel contempo paurosa, e lei aveva trascorso notti intere a scrutare dalla finestra della sua stanza la lontana foresta delle luci, sperando di scorgere i bagliori dei mille colori che provassero l'esistenza dei magici cani luminosi. Larsen si sentì demoralizzato. Aveva fatto male a sperare in una domanda strettamente legata alla sua interessante lezione e alzò gli occhi al cielo. «Signorina Lindgren, queste si definiscono leggende e nulla hanno a che fare con la vera storia». Spesso, concluso l'orario scolastico, la compagnia di Anna, autobattezzatasi Seven Forever, si ritrovava all'interno di un piccolo parco poco frequentato, non lontano dall'istituto. Britta fu la prima ad arrivare. Capelli color miele poggiati alle spalle, intensi occhi nocciola con striature dorate e fisico forgiato dalla danza classica. Amava sorridere ed il suo umore era sempre pressoché sereno, nonostante la sua giovane vita non fosse iniziata in modo facile. Britta
aveva perso in un terribile incidente entrambi i genitori all'età di 4 anni e da allora era stata affidata alle cure dei nonni materni che avevano cercato e cercavano tuttora di donarle un'esistenza il più lieta possibile. E visto il carattere disteso della ragazza, forse ci erano riusciti, almeno all'apparenza. Sei qui da sola? La domanda arrivò a Britta secca come uno sparo, ma non c'era da stupirsi, visto che l'aveva pronunciata Thorsten, corti capelli neri e corporatura atletica, perennemente pronto a risolvere i conflitti con una rissa, delicatezza pari a quella di un grizzly, eppure sempre in prima linea per difendere i propri amici da qualsiasi minaccia. Britta gli sorrise. Ciao Thorsten. Sì, sono stata la prima ad arrivare. Però vedo in avvicinamento Astrid e Paul. Astrid e Paul erano gemelli, capelli biondissimi ed occhi azzurri come il mare all'alba. Lui, un ragazzo posato ed accorto, molto interessato ad approfondire qualsiasi argomento, dall'informatica alla psicologia, perennemente insoddisfatto dal proprio sapere, che riteneva nulla in confronto alla vastità delle informazioni globali. Astrid, invece, era la classica bella ragazza, quella che, quando passa, riceve un'occhiata ammirata o invidiosa da parte di tutti, maschi e femmine. Molto conscia della sua bellezza, mostrava forse qualche anno in più rispetto alla sua giovane età, anche negli atteggiamenti. A volte tendeva ad essere troppo vanitosa ed un tantino superba, rendendosi un po' antipatica. Lei e Thorsten, con i caratteri poco inclini alla tolleranza, erano le due personalità che spesso facevano nascere qualche battibecco nel gruppo. Ma alla fine l'amicizia dei Seven Forever non era certo messa in discussione e la piccola combriccola era davvero affiatata. «Ciao!» quasi sospirò Astrid, spostando con gesto studiato della mano i lunghi capelli leggermente ondulati, mentre sedeva su una panchina di legno rovinata dall'umidità. «Dietro di noi c'erano Anna, Lucas e Olaf», aggiunse con voce cantilenante. E infatti, i tre erano in arrivo con passo veloce, discutendo nel frattempo sul modo di fare indisponente del professor Larsen. «Ecco», si stava lamentando Olaf, «stamattina ho corso come un forsennato per niente. Alla fine una nota l'ho presa lo stesso». «L'hai presa perché Larsen è una carogna. È assurdo una nota per aver sbagliato libro. Poteva darti la possibilità di andare a prenderlo», sentenziò Lucas. «Occhi scuri e capelli castani, mossi e selvaggi, eppure morbidi, come lui. Carattere deciso e, analogamente ad Anna, fautore della giustizia, a volte ribelle, ma anche tanto sensibile alle sofferenze altrui». «Io quel Merlo non lo sopporto», intervenne la ragazza. «Oltre ad aver trattato male Olaf, avete sentito cosa mi ha risposto?» «Tutte leggende», disse Britta cercando di imitare i movimenti a scatti del professore. Anna e Lucas fecero una faccia perplessa. «Sì, vero, la leggenda dei cani luminosi non aveva alcun fondamento basato sui dati incontestabili, eppure una storia di centinaia di anni, pregna di mistero e di probabili verità, non poteva essere scartata in modo tanto superficiale». «Io non conosco bene la vicenda», ammise Olaf. «Cioè, ovviamente vi ho ascoltati molte volte mentre ne parlavate, ma mi è sempre sembrata una favola». Anna rimase sbalordita. «Ma dai, invece è una storia vera ed importantissima. Addirittura ha influito su certe scelte degli abitanti di Goldenland. Ad esempio, pensa che hanno deciso di costruire il centro commerciale in direzione quasi opposta alla foresta di Ljuskog, proprio per starne lontani». «Ah, non lo sapevo», si stupì il ragazzo, ignaro del fatto. «Colmiamo subito la profonda lacuna», decise Lucas, sorridendo. Anche lui, grande conoscitore della storia. «La prima parte è quella che ha raccontato Anna in classe, e proprio per quel motivo la foresta rimase inesplorata per secoli. Poi, verso la fine del 1800,
Alcuni viaggiatori coraggiosi provarono ad addentrarvisi e qui comincia la riprova del mistero. Gli occhi dei suoi amici erano puntati in fremente attesa sul compagno, che continuò. Pare che gli esploratori confermarono le rivelazioni dei soldati provenienti dalla Danimarca, ma soprattutto di quelli svedesi, abitanti di Codenland e Maastricht. Parlarono di caverne senza fine, zone rocciose impervie ed invalicabili, piccoli ruscelli stranamente caldi, ma soprattutto eventi oscuri e spaventosi, l'apparizione improvvisa di strani fuochi, brusche e rapide tempeste di vento, e poi il ragazzo si fermò per una pausa ad effetto, e poi creature mostruose, simili ad enormi cani ricoperte da luci abbaglianti, rivelò, accompagnando le parole con ampi gesti delle mani, come se fosse stato in grado di compiere una magia e far apparire dall'etere un grande cane luminoso. «Wow!» esclamò Olaf incantato. «Sicuramente anche quegli uomini furono costretti alla fuga», immaginò bene Britta. «Sì», aggiunse Anna, «e si dice che in alcune notti particolari, prive di luna e profondamente silenziose, alcune persone dotate di straordinaria sensibilità possano intravedere dei chiarori e dei lampi di luce appena al di sopra delle cime degli alberi di Luiskog. Sono i cani luminosi che vogliono far emergere la propria presenza, ma nessuno ne conosce il motivo. Forse sono messaggi in codice per altre creature. Chissà da dove provengono quei cani?» si chiese Lucas, ponendo come dato di fatto la loro esistenza. Paul si strofinò il mento. «Potrebbero avere attinenza con gli animali che conosciamo noi ed hanno avuto un'evoluzione particolare, forse per un tipo di erba rara che si trova solo nella foresta delle luci», ipotizzò. «Oppure sono gli ultimi esemplari di animali preistorici che devono nascondersi per sopravvivere. Si possono supporre tantissime cose». Astrid sospirò annoiata. «Dai ragazzi, davvero non crederete a queste fantasie? Anche se insopportabile, in questo caso sono d'accordo con Larsen. Cani luminosi, chissà se funzionano a batterie». «Carina la battuta», commentò Olaf ridendo. «Però questo racconto mi piace un sacco». Di nuovo Anna e Lucas si guardarono comprendendosi all'istante. Per loro era impossibile ironizzare su quella vicenda, la ritenevano troppo seria, anche perché se ancora molte persone ritenevano pericoloso addentrarsi nella foresta delle luci, un fondo di veridicità poteva considerarsi realistico. Possibile che si trattasse solo di superstizione? «Io difficilmente mi trovo d'accordo con i pensieri del professore di storia», intervenne Britta. «E questa non è una leggenda, ma un avvenimento che forse non potrà mai essere verificato, purtroppo. E a proposito di Larsen, mi spiace Olaf per quella nota che ti ha dato solo per perfidia». Il ragazzo annuì, corrucciato. «Grazie Britta, proprio non ci voleva. Un demerito significa dover recuperare crediti». «Dovremmo essere più uniti quando Larsen esagera», suggerì Paul. «Sì, la prossima volta ci faremo sentire anche noi», si animò Britta. «Abbiamo fatto male a tacere». Thorsten avrebbe voluto risolvere la questione a suo modo. «Altro che i suoi discorsi, gliela darei io una lezione. Sono sicuro che dopo abbasserebbe tutte le sue piume rinsecchite». «Ma no», cercò di placare la polemica Olaf. «In qualsiasi modo poi avreste preso tutti una nota». Anna scosse la testa. «No, no, hanno ragione Britta e Paul. Solo uniti potremmo contrastare i soprusi di Larsen. Ok, rispetto per i prof, ma farci sopraffare mai? Dovremmo trovare un modo per fermarlo». «Parliamone con la classe», propose Lucas. «Del resto, questo è un argomento che riguarda tutti». «Giusto», approvò laconicamente Astrid. «Cosa ne dite se domani, dopo pranzo, organizziamo una breve riunione con tutti i nostri compagni? Ci penso io se volete», si offrì Anna. Il resto della compagnia si dimostrò d'accordo. «Bene, e allora, seven forever!» «Seven forever!» gridò il gruppo, alzando un braccio con l'indice puntato verso il cielo. Anna tornò verso
verso casa con mille pensieri. Chissà se nascoste nella foresta vivevano davvero delle strane creature con sembianze di cane, come mai Ilius Kog era ritenuto ancora un posto proibito. Ovviamente, in anni recenti, qualcuno si era addentrato a curiosare fra gli abeti secolari, in quanto non esisteva un vero e proprio divieto di accesso, ma probabilmente non era penetrato nel fitto degli alberi oltre ad una certa soglia. Alcuni ne avevano parlato come di un normalissimo bosco, come tanti nella zona, anche se più buio ed intricato, cosa che in effetti incuteva un certo timore, ma nessuno era stato spaventato da strane creature. Eppure, analizzò Anna, i pochi esploratori che avevano deciso di conoscere meglio quel bosco, quasi inviolato, una volta usciti non ne avevano più fatto ritorno. A quanto pare, la sensazione di timore a cui accennavano non era poi così debole. Ricordava una storia che le aveva raccontato il padre 4 o 5 anni prima. Lei era ancora una bambina, ma, se non sbagliava, i particolari erano molto simili a tutto ciò che si andava dicendo. Appena possibile, gli avrebbe chiesto di raccontarla di nuovo e chissà, piano piano, mettendo assieme tutte le tessere, avrebbe potuto ricostruire il puzzle, o almeno una parte di esso. E poi era anche dispiaciuta per Olav. Non si era certo meritato quella nota, ed il prof Larsen non poteva approfittare in quel modo tirannico della sua posizione nella gerarchia scolastica. I Seven Forever avrebbero dovuto pensare ad un piano strategico che coinvolgesse tutta la classe. Uniti si è più forti, ed è più facile far valere i propri diritti. La ragazza infilò la chiave nella serratura, aprendo una pesante porta di legno massiccio. L'accolse il bel tepore della grande casa accogliente dove viveva con i genitori ed i nonni. Appesa all'attaccapanni ottonato il giaccone bianco, ancora freddo dell'aria esterna, tolse gli stivaletti foderati di pelo e poggiò lo zaino su di una vecchia cassapanca restaurata da nonno Conrad, il padre di suo padre. In cucina, nonna Gunilla stava mescolando sul fuoco un bricco di cioccolata calda. «Nonna!» esclamò Anna, annusando quel buon profumino. «Che bella idea!» e corse a darle un bacio. Lei sorrise alla sua amata nipote e accolse con piacere quel bacio con lo schiocco, senza però smettere di rigirare il cucchiaio di legno nella crema che si stava addensando. «Una buona cioccolata ricca e fumante per la mia Anna», si compiacque l'anziana signora, ancora molto in gamba e sempre elegante. «Oggi è una giornata bella, ma freddissima. Ci vuole proprio qualcosa che ti scaldi tutta. Corri a metterti i vestiti comodi, che è quasi pronta». Anna salì i gradini a razzo per raggiungere in fretta la sua stanza e si cambiò rapidamente, senza dimenticarsi di lanciare un'occhiata verso gli Uskog. Dalla sua finestra poteva vedere l'imponente foresta espandersi dalle pendici del monte a cui dava il nome fino alla sua cima, ricoprendolo interamente. A ben guardare, in una limpida giornata come quella, tutte le migliaia di alberi strettamente uniti in intricati abbracci potevano sembrare soltanto un enorme ma ordinario bosco di abeti, tipicamente svedese, ma lei era certa che nascondesse, nella sua parte più interna ed intima, un enigmatico e fantastico segreto. Quante volte aveva digitato sui motori di ricerca «cani luminosi, Lius Kog», ma le informazioni che apparivano non avevano aggiunto nessuna novità rispetto a ciò che già conosceva. Anzi, molte notizie erano palesemente dei fake. Addirittura una persona aveva chiesto i danni al comune di Gotenland perché morsa da un cane randagio, sicuramente discendente dalle belve spietate di Lius Kog. Ovviamente poi si era scoperto che il cane, disorientato ed intimorito, era scappato da un camioncino di un trasportatore di bovini di passaggio sulla Riksvag, la strada statale esterna. Per non parlare poi del tizio che affermava di essere venuto dal futuro per ritrovare i cani luminosi rubati da uno scienziato senza scrupoli, e per farlo aveva bisogno di ingenti finanziamenti. Guarda un po'. No, no. Alla fine le migliori conoscenze erano quelle che aveva raccolto fino a quel momento direttamente da
persone affidabili come papà Christopher e soprattutto nonno Conrad. Era stato grazie ai loro racconti privi di fantasticherie che era cresciuta in lei la convinzione che il Lewis Cogg non fosse solo una leggenda, ma una realtà tutta da scoprire. Non si contavano più le notti che aveva trascorso vegliando su quella macchia scura all'orizzonte, sperando di scorgere i tenui bagliori, simbolo della presenza dei cani luminosi. Il profumo della cioccolata calda raggiunse anche la sua stanza ed Anna non poté resistere. Si fiondò in salotto, dove era certa che Conrad l'avrebbe attesa per gustarne una tazza assieme. Ed infatti, ecco il caro nonno accomodato sul divano a piccoli fiori. Di fronte a lui, sul basso tavolino in legno scuro, nonna Gunilla aveva già appoggiato il vassoio con due grandi tazze colme della dolce bevanda e qualche biscotto alla cannella. La ragazza sorrise. Il nonno le dava sempre una bella sensazione di serenità e sicurezza, sia per il suo carattere, saggio e pacato, che per l'aspetto fisico. Era tale quale al nonno del cartone animato di Heidi. «Anna», l'accolse lui, «vieni, c'è una buona merenda». lo so», rispose contenta, mentre si sedeva già con la tazza in mano. Dopo i primi sorsi e qualche biscotto, Anna cercò di approfondire il discorso che tanto la appassionava. «Nonno, so che me l'hai già raccontata tante volte, ma ti andrebbe di dirmi ancora qualcosa sulla leggenda di Lewis Cogg? Stamattina ho provato a parlarne con il professore di storia, ma lui l'ha liquidata come una stupida fandonia completamente inventata». Conrad mise la tazza sul vassoio. «Immagino, Anna, conosco Theo Larsen, è cresciuto a Gotland e non mi sembra il tipo che crede in faccende che non siano supportate da prove concrete ed inconfutabili». «Già», confermò Anna con una smorfia. Il nonno si sporse un pochino verso la nipote. «Come sai, io non penso che questa storia sia completamente frutto di una fantasia. Che motivo avrebbero avuto quei soldati di raccontare qualcosa che ovviamente sa di assurdo, mettendosi poi in cattiva luce con i loro superiori più di quanto già non lo fossero, visto che, in fin dei conti, la loro missione era fallita? I militari devono avere atteggiamenti consoni alla loro carica, non possono andare in giro a raccontare sciocchezze. A quei tempi, poi, ricordiamoci che si trovavano nel 1600, sottolineò. Che tempi erano?» chiese Anna interessata. «A scuola avevano parlato in modo poco approfondito del modo di pensare e di vivere in quel periodo, solo nozioni legate ad eventi bellici. Era difficile proiettarsi col pensiero all'indietro in un tempo così lontano». Il nonno stava per proferire parola, quando la ragazza sentì vibrare il telefono che teneva nella tasca della felpa. Guardò lo schermo. Era Lucas. Sentì una specie di sfarfallio nello stomaco. Le succedeva sempre quando quel ragazzo era accanto a lei o anche solo nelle vicinanze. A volte bastava appena sentirlo nominare. Era una sensazione emersa man mano negli anni, poco descrivibile, che un po' le metteva piacere ed un po' la turbava. «Ciao Lucas», lo salutò, sperando che tutte quelle emozioni non affiorassero sul suo viso esposto allo sguardo sornione del nonno. «Dimmi». Dall'altra parte ci fu una lieve esitazione. «E per caso stavo passando davanti a casa tua e mi sono chiesto se avevi voglia di parlare di quello che è successo oggi». In una frazione di secondo, Anna realizzò che l'avrebbe trovata in abiti decisamente casalinghi. Troppo. «Sì, sì, volentieri. Vieni, ti apri mio nonno», accettò, guardando subito verso di lui e simulando un'espressione implorante. Poi volò nella sua stanza per indossare almeno un paio di jeans ed un bel maglioncino color crema con piccoli disegni a stelline marroni che dal collo si ramificavano verso le spalle. Un ultimo sguardo allo specchio per controllare di non avere baffi di cioccolata e scese nuovamente in salotto. Lucas era lì, seduto dove era stata lei fino a pochi minuti prima. Il volto leggermente arrossato dal freddo e i capelli mossi che incorniciavano il viso dagli zigomi alti e gli occhi scuri dallo sguardo fiero.
assomiglia al leader di un gruppo degli anni Ottanta di cui parla spesso mia mamma. Ah, mi sembra. Il ragazzo aveva un anno in più di tutti gli altri amici della compagnia. Il padre era un diplomatico che lavorava per il Ministero degli Esteri svedese e, per un lungo periodo, la moglie Inge lo aveva seguito nel suo girovagare per il mondo, portando poi anche Lucas non appena nato. Da un lato era stato bello ed aveva conosciuto tante realtà, ma dall'altro si era sentito sballottato come una valigia, senza mai il tempo di legarsi davvero a persone e luoghi. Sapeva di essere stato in India, Italia e Grecia, ma essendo molto piccolo aveva ricordi vaghi. Quello che era meglio impresso nella sua memoria era l'ultimo periodo trascorso ad Atene. Con sua grande gioia, nel giardino della residenza diplomatica, aveva potuto accudire tanti gattini e nei weekend andava sempre al mare con mamma e papà. Questo fino a 6 anni. Poi sua madre aveva deciso di dare più stabilità alle loro vite, almeno alla sua e a quella del figlio, e loro due erano tornati in Svezia, stabilendosi nel paese natale della mamma, Gotland. Lucas cominciò a frequentare la scuola con un anno di ritardo, ma, avendo ricevuto un'istruzione privata, sapeva già scrivere e leggere molto bene. Il padre, invece, aveva continuato la sua professione, che lo portava in paesi lontani e tornava a casa saltuariamente, per brevi periodi. Nell'ultimo anno non era tornato mai e le sue telefonate si erano fatte molto sporadiche. A volte il figlio ne sentiva la mancanza, o quantomeno avrebbe desiderato sentirlo più spesso ed avere in lui un punto di riferimento. Invece aveva dovuto responsabilizzarsi presto. Mamma Inge aveva aperto un negozio di fiori al quale dedicava gran parte della giornata, ed anche se non poteva definirla una madre completamente assente, non avrebbe nemmeno potuto affermare di poter contare spesso sulla sua vicinanza e comprensione. Chissà, forse si sentiva sola, con un marito che, dopo tutto, non si sapeva se ancora lo fosse o meno. Anche a Lucas era stata offerta una tazza di cioccolata e la stava sorseggiando, chiacchierando con nonno Conrad. «Eccomi», si annunciò Anna con un sorriso. Lucas guardò la ragazza, sollevò gli angoli della bocca e gli occhi gli brillarono. «Spero di non aver disturbato», quasi si scusò. «Ma dai, figurati. Anzi, il nonno mi stava giusto raccontando più dettagli sugli Uskog. Vero? Mi dicevi del 1600?» gli ricordò, accomodandosi con le gambe incrociate su una poltrona accanto all'amico. «Sì, stavo dicendo che il 1600 è stato un secolo di tante guerre in Europa, contraddistinto dalla famigerata caccia alle streghe». Lucas annuì. «Ne ho sentito parlare. Erano tempi molto bui». «Esatto», riprese Conrad. «Già nei secoli precedenti era nata l'idea che esistessero queste persone, donne soprattutto, ma a volte anche uomini, che con le loro arti magiche e misteriose provocavano malefici di tutti i generi, vere congiure, cabale, contro un singolo o addirittura contro l'umanità. Chi veniva tacciata come strega era perseguitata, arrestata e solitamente messa al rogo. Bruciata!» Anna sgranò gli occhi e mise le mani sulle guance. «Purtroppo sì», continuò il nonno. «Era un pregiudizio molto radicato a quei tempi, e perciò chi diffondeva notizie come quella dei cani luminosi doveva stare molto attento, perché avrebbe potuto essere identificato come una persona investita dal maleficio di una strega o essere essa stessa accusata di stregoneria. Ecco perché suppongo che i soldati non avessero avuto alcun interesse a inventarsi una storia simile». «Ma si sa che fine fecero quei soldati?» chiese Lucas, partecipe. Il nonno scosse la testa. «No, ci sono varie ipotesi, ma chissà qual è quella veritiera. C'è chi dice che furono arrestati e lasciati in prigione fino alla fine dei loro giorni. C'è chi dice che furono ascoltati e creduti da Re Gustav, che decise di proteggerli mandandoli a vivere in un paese lontano sotto falsa identità. Altri racconti dicono che i soldati impazzirono dopo quella terribile esperienza e vagarono per anni come mendicanti.
Insomma, non c'è un'unica versione. Però la versione che riguarda l'incontro con il cane o i cani luminosi e coincidente, più o meno è sempre quella. Quindi io credo che ci sia un grande fondo di verità, decise Lucas. Anna percepì una forte sintonia con l'amico. Sono assolutamente d'accordo con te, confermò determinata. Bene ragazzi, disse il nonno mentre si alzava dal divano. Se avete bisogno di me, sono sempre disponibile. Ora vado a fare qualche lavoretto nella mia piccola falegnameria. Buona serata, Lucas. Salutami tua mamma. Anna e Lucas si ritrovarono da soli. Che storia! Esclamò il ragazzo. Se fossimo coraggiosi, potremmo provare ad addentrarci a Luskog, lo stuzzicò lei. Lucas capì il trucchetto e sorrise. Se fossimo, siamo coraggiosi. Poi alzò un sopracciglio con aria maliziosa. Vuoi forse propormi qualcosa? Anna arrossì un po'. Le sembrava che quella domanda avesse un leggero doppio senso, ma no, si rispose da sola. In effetti, se ben attrezzati, potremmo esplorare la foresta. Mi attira tantissimo, lo sai. Anche a me. Potremmo arrivare dove nessuno si è mai spinto e scoprire il perché di tanto mistero. Pensi che il resto dei Seven Forever sarebbe d'accordo? Chiese lei. Lucas si grattò la testa. Non so. Astrid potrebbe rompersi un'unghia smaltata e sarebbe una tragedia. I due scoppiarono in una sonora risata. La convinceremo, affermò sicura Anna. Questo è il primo capitolo del libro. Io spero di essere riuscito ad incuriosirvi un po', e se così è stato, mi raccomando,